molto brevemente. Uno, mi sono totalmente scocciata di giocare a Minecraft, non ce la faccio più, è troppo noioso e basta. Due, il pacchetto Vacchi mi aveva cancellato il mondo e quindi niente. Tre, mi sono fissata con League of Legends, quindi adesso vedrete gameplay di League of Legends, che sono gameplay e non tutorial. Per i tutorial andatevi a cercare da qualche altra parte. E allora, cos'è League of Legends? Questo gioco di cui vedrete qui il logo, che è ambientato in questa terra di nome Runeterra. In questa terra ci sono molti regni, e questi molti regni, una volta alcuni di loro iniziarono a darsi in battaglia, mentre che gli altri non fregano niente. Quindi si decise tutti insieme di creare la League of Legends. Cos'è la League of Legends? È la Lega delle Leggende, cioè un insieme di tutti i campioni, i cosiddetti campioni, ossia i migliori giocatori, combattenti, tiratori, maghi, tank, che sono altre cose, quello che volete, combattenti in generale di qualsiasi territorio. Si scontrano in questa lega. Il territorio principale, il campo principale è Landa dei Focatori, in inglese Summoner's Rift, e altri non ve li mostro perché tanto ci faremo dei video. La Summoner's Rift, in cosa consiste? Un campo con in basso a destra, in basso a sinistra, ovviamente in alto a destra, in basso a sinistra, le basi delle due squadre. È partito il gameplay perché sto registrando, quindi ovviamente. Comunque, ecco, se la guardo anche meglio. Le due strade, no, vabbè, la conosco. È sostanzialmente formata da principalmente tre strade, quindi quella in alto denominata generalmente top, in mezzo mid e sotto bot, bottom è un pantalone, quindi ha piuttosto senso. Bottom in realtà non è pantalone, ma è il pezzo di sotto di qualsiasi cosa tu abbia addosso, comunque. Costruita da questa landa degli evocatori, che poi in realtà in Runeterra ce ne sono molti, però ovviamente non abbiamo la minima possibilità di accedere al Runeterra. Quindi, ecco, vabbè, poi ci sono le viuzzole in mezzo che sono denominate anche jungle o giungla. Questa landa è formata, tra virgolette, è costellata da torri, che sono le tre vie principali. E poi altre oggetti, insomma, le torri sono anche vicino alla base, che proprio coprono da schermo la base. Poi sono nella base sempre gli inibitori, che sono altri tipo cristalli alti, grandi da distruggere. E al centro proprio, protetto ovviamente da torri e inibitori, c'è il Nexus. Cos'è il Nexus? Un grande cristallo su un piedistallo che tu, se lo attacchi, mano a mano prende danno e poi esplode. E quindi ti fa vittoria, sconfitta. Basta, ho finito di parlare perché con questo episodio sceglieremo. La passiva di Katrina è voracità. Con voracità, se uno dei nemici danneggiati negli ultimi non ricordo quanti secondi muore, la ricarica delle abilità diminuisce notevolmente. La Q di Katrina non ricordo come si chiami, e comunque consiste nel lanciare un coltello che rimbalzi sui nemici e che infligge molti, molti danni magici. La W di Katarina è lame danzanti, e sostanzialmente fa ruotare Katarina su se stessa impugnando le lame e infliggendo danni a tutti i nemici colpiti, diciamo, dal raggio d'azione delle lame. La E di Katarina è Shunpo, un attacco che permette di teletrasportarsi verso un nemico, mi sembra un campione alleato, una torre, un minion o una creatura neutrale, e se codesto a un nemico infligge danni magici. La R di Katarina o la Ultimate è un attacco che fa ruotare Katarina su se stessa lanciando coltelli e infliggendo davvero tanti, tanti danni. Ehi, 2 FPS! Mamma mia come spacca Fraps! Bene. Dash. Io e te ce la vedremo brutta. Arriva Jinx. Bene, ci siamo, ci siamo. Dobbiamo imparare, dobbiamo power upare sempre l'attacco Q, sempre la Q. C'è nel più greco attacco fisico per livello più 3. Ah! Ogni livello aumenta l'attacco fisico di quel coz pari al valore del più greco. Jinx. Buon obiettivo. Oddio, ma c'è davvero Jinx! Meraviglioso!
Facciamo un coltello. Ci stanno facendo una mancina. 3, 2, 1. Mori male, mori male, mori male, mori male, mori male! Oddio, non sta... Sì, grande! Oddio, Master Yi, oddio, no, 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 raga, raga. Ritirata, ritirata, ritirata. Ma non volevo ritirarci. Oddio, sì, l'assorbimento danni, vai. Non lo fa più. No, 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 non mi puoi uccidere. Master Yi, Master Yi, Master Yi, si nascondeva nell'erba bassa. Top non c'è nessuno, raga, ma sono 5, non possono essere 4, 2, 2, 2, 2. E top Garen, raga. Oddio Garen, no raga, Garen ci spacca tutto. Ci spacca tantissimo. Non è possibile. È inkillabile. Oddio, credevo fosse una strada. Oddio, ma che stupida che sono. Ecco. Aiuto, aiuto, aiuto. Ma perché entriamo? Dai, ma Garen, ma no, ma dai. Oh. Ma che sta facendo la torta di me? Deve essere buono il torta di me. Metti troppo casino. Cioè io faccio un video, ci sono i tizi che sbattono cassetti, normale. Guango, ho capito, non ti posso fare niente. Shot 1, shot 2, shot 3. GG, GG, sciupo, sciupo, vai! Muori, muori, muori. 6, 5, 4. Un sacco! 6! Morto! È inkillabile. Ah, la mia vendetta, la prima volta che uccido un Garen. Ulti, vai ulti. Ma non mi sta, non mi sta per niente, vai, shotta, 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 shotta. Schiatta io! Mamma mia, GG! Tibes! È troppo superiore, non si può. Non si può Tibes, ma non si può Tibes. Non mi dai conto, non si può. Cioè, non si può. Vabbè, ma... Beh, sta qui, sta qui. Sta che ti faccio. Allora, sta di alto. Dai, sciocco, dai, sciocco! Ulti flash! Dannazione, sto qua nella torre! Dannazione! Non potevo andare, non potevo andare, non potevo andare, non potevo andare, vabbè, No, dai, non lo so, 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 non lo so
quasi sulla scena. Mi ha bloccato, diverso. Diverso. Cavolo, è morto. No, non prendo fuori, non vado con il tipo. Tu ti hai capito che ha bisogno. Tutti. Vabbè, facciamo passare la vita. Aiuto! Bravo, bravo, non so se la vita. Cioè, meglio perdere e morire così a caso che dormire, Gianni. Sì, oddio, ma stordidissima, oddio, ma ha lasciato la ulti! Se la sta giocando benissimo, Ash. Giocano... Il trucco a cadere non è avere un campione forte che costi tanto, ma giocare bene, perché Ash non mi ricordo quanto costa, perché ho comprato per prima, ma non ho guardato. Prendi, costa 4,50, eppure mi ha uccisa! È più che altro grazie a Ash, però... Poi Annie in realtà vince solo per Tibers, perché sono... Grandissima serie interrotta. Buonissimo, doppia! Doppia per me! GG Lux! Buonissimo, doppia! Oddio mio, perché lo fai? Ma hanno fatto solo più step fake. No, no, dai. Sono arrivato a Master lì, ma io lo ucciderei. Via, famo sorrendiamo. Votano addirittura sì. Ma stavo scherzando. Che spazi. Ha votato sì. No, raga, questi ci fanno sorrendere davvero. Sì, esci, diamine, dormentati. Cioè, c'ha uno di vita, fanno altro. Cioè, io sto ammazzando quella che c'ho il distrugge Nexus Lux che dorme, Trash che mo' è uscito. Aspetta, tutte, però. Prendiamo. Ecco, le mani, esci, No, ma dai, ma sconfitta. Ero pure viva. Non è vero, non mi ricordo. Non mi ricordo, sto molto guardando, aspettando oggetti. Ma gli oggetti, ma dai, uffa. Fatto il primo sangue, non me l'ha sconfitta. Fatto l'assist del primo sangue, però qua.